La seduta e vediamo se ci sono i numeri. Lascio subito la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cercuoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Possiamo aprire la seduta, ci sono 12 presenti, quindi abbiamo il numero legale, ci sono 12 assenti e abbiamo due giustificati, Principato e Stelitano. Allora, abbiamo subito la seduta di oggi, ricordo l'argomento all'ordine dei lavori, dissesto idrogeologico, manutenzione fossi, raccolta acque chiare e adeguamento fognario. Ricordo anche lo schema che in genere utilizziamo, deciso nella conferenza dei presidenti dei gruppi consigliari per i consigli straordinari, quindi ci saranno interventi dei consiglieri che vogliono intervenire e magari anche fare domande, 10 minuti a consigliere, c'è la risposta poi dell'assessore o della presidenza, c'è poi un altro intervento a gruppo, c'è un intervento finale per gruppo e facoltativo l'ultimo intervento se vuole l'assessore o la presidente qualora presente. La seduta è prevista a chiudersi alle ore 12, quindi iniziamo subito, io lascerei la parola ai consiglieri che vogliono intervenire, ci sono interventi, consigliere Rinaldi. Buongiorno Presidente, buongiorno consiglieri. Noi diciamo, allora, questo Consiglio, come parte politica al governo di questo municipio, abbiamo voluto convocare questo Consiglio straordinario per fare chiarezza sugli accadimenti dei giorni scorsi. Mi riferisco alle precipitazioni straordinarie di 150 mm d'acqua che in sole 4 ore hanno devastato il territorio di parte del nostro municipio, stravolto la vita dei cittadini di Vermicino, via Spadola e via Almè e complicato quella di parecchi altri. Sono state precipitazioni importanti e massive ed infrequenti a queste latitudini, ma con le quali dovremo sempre più spesso confrontarci a causa dei cambiamenti climatici. Solo la via Nagnina, nel tratto da Centroni che scende verso Casal Morena, in quelle ore ha raccolto migliaia di metri cubi d'acqua che si sarebbero dovuti disperdere sul territorio e defluire ordinatamente nei fossi. Terreno che purtroppo, interessato da cementificazioni rilevanti, non è più in grado di accogliere queste quantità. Fossi che, pur essendo stati puliti da questa amministrazione per i tratti di competenza, non sono riusciti a convogliare a giusta destinazione l'acqua precipitata. E anche qui ringraziamo chi ha programmato l'urbanizzazione di questa città con un piano regolatore deliberato a porte chiuse ed impedendo alla cittadinanza di intervenire anche solo con la protesta, con i piani casa e con aumenti di cubature, perché in questo paese l'edilizia è considerata motore economico privilegiato. Torniamo al nostro territorio. Danni ad abitazioni e ad attività produttive, site in un territorio con un'urbanizzazione incontrollata e per la quale si è prima pagato in denaro improbabili condoni e poi con la remissione di quanto i cittadini avevano costruito e realizzato negli anni con il proprio lavoro. Come si sono stati utilizzati gli introiti di queste entrate, delle opere a scomputo, dei piani particolareggiati decennali e scaduti, delle ACRU,
che avrebbero dovuto restituire al territorio opere di urbanizzazioni primarie finalizzate ad evitare quello che abbiamo avuto il dispiacere di verificare. Opere di cui la legge stabilisce una priorità, e con questo voglio sottolineare che le opere pubbliche a scomputo degli oneri concessori sono soldi pubblici e che prevedono prima fogne, illuminazione e solo successivamente parcheggi, parchi e piazze mercato, oggetto troppo spesso di propaganda politica. Per questo, nel primo print di Capannelle voluto con forza da questa maggioranza e da questo Consiglio, questa parte politica ha voluto mettere in sicurezza via Roccella Ionica, dotandola di raccolte di acque chiare, riducendo la spesa sull'area verde attrezzato. Siete curiosi di sapere il prezzo della condotta che andrà realizzata? Beh, diciamo solo che è un prezzo irrisorio rispetto ai danni sociali che si vivono in quella zona e che, essendo opere sotterranee, non sono percepite dal territorio perché non si vedono se non in occasioni come quella di cui stiamo parlando. Siamo noi gli incompetenti, gli sprovveduti. Purtroppo oggi non si può fare a meno di pagare il conto di banchetti ai quali non abbiamo partecipato, per fortuna. Come mai, dopo anni di governo, e ne cito una trattante, non abbiamo le condotte di acque chiare che avrebbero dovuto far defluire rapidamente l'acqua precipitata? Dove sono i fondi statali che questo governo ha predisposto già nel 2014, dando mandato ai presidenti di regione di progettare i piani di dissesto? Mi riferisco al piano nazionale di opere e gli interventi, il piano finanziario per la riduzione del rischio idrogeologico. Pronti 8 miliardi, spesi 100 milioni, perché le regioni non hanno reso i progetti esecutivi. Sono interventi pubblici, elencati uno per uno in una relazione di centinaia di pagine del presidente Gentiloni. Dalle tabelle della struttura di missione contro il dissesto idrogeologico della Presidenza del Consiglio abbiamo 7,7 miliardi di euro da spendere entro il 2023, entro il 2023, non in 100 giorni, entro il 2023. Per rinforzare argini, costruire scolmatori e casse di espansione per le piene, allargare i canali tombati, tirare su muri di contenimento, per fare dunque ciò che avrebbe evitato le stragi da nubifragio del passato e forse anche quella di Livorno. Cito fonti di Repubblica e Fatto Quotidiano, tanto per essere insomma bipartisan. Soldi pubblici, oggetto di interrogazioni in tempi non sospetti, si fa per dire perché il dissesto idrogeologico non è roba proprio recente, dei nostri portavoce alla Camera, a questo governo. Come portavoce di questo territorio, insieme ad altri colleghi, ci siamo fatti carico di questa situazione atavica e siamo scesi tra la gente a cercare di aiutare e continuare ad ascoltare. Ed è stato in quella situazione che tra la gente ancora qualche nome di competenti della vecchia politica veniva invocato per la soluzione ai problemi che aveva generato. E allora più che mai abbiamo ritenuto necessario chiarire un consiglio straordinario. La storia sarebbe ancora lunga, ma preferiamo dare la parola all'assessore competente che potrà illustrare quello che è nostra intenzione fare in merito alla questione, nel corto, medio e lungo termine, a completamento di quanto iniziato dal nostro insediamento. Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, io lascio la parola all'assessore. Assessore Vivace. Sì. C'è un intervento? Allora le concedo la parola. Grazie consigliere Lazzari. Il mio discorso non sarà assolutamente tecnico, perché qui ci troviamo di fronte a dei cittadini che hanno avuto dei problemi seri di vita e di danno, di compromissione di case e arredamenti. Ricordo sommessamente questi danni ricevuti, i rischi corsi e le ingiurie climatiche subite dai cittadini dei quartieri periferici di Via Morena e Vermicino, di Morena e Vermicino, e vorrei che ponessimo l'attenzione a quale sorta di, diciamo, di danno incolpevole il loro territorio ed essi stessi sono stati sottoposti. I cittadini di queste zone avevano il desiderio e anche il sogno di andare a abitare, e quindi vivere un piccolo centro residenziale a misura di uomo, dove far nascere e crescere i loro figli senza pericoli del grande agglomerato urbano. Hanno avuto l'inconsapevole e quindi incolpevole convinzione dell'adeguatezza degli strumenti urbanistici notificati da quegli amministratori che senza battere ciglio firmavano i condoni edilizi con i quali incassavano denari che, se usati adeguatamente in opere infrastrutturali, non avrebbero portato a questo disastro, ed oggi che pagano di tasca propria l'inesatta informazione scelleratamente propagandata a suo tempo, vengono ancora oggi usati come strumento di disinformazione e di polemica da parte di quelli che allora
li informavano senza alcuno scrupolo in modo errato. Ora mi chiedo, ma soprattutto chiedo a chi era presente a quei tempi, fino a quando dovremo pazientare per vedere la fine di comportamenti che hanno come scopo solo il reddito elettorale? I cittadini sono stanchi, noi lavoriamo intensamente per poter trovare una quadra di questi problemi, ma abbiamo bisogno della collaborazione di tutti quanti perché è importante che tutti quanti perseguiamo lo stesso fine. Grazie. Se non ci sono altri interventi, io lascerei la parola all'assessore. Consigliere Guido. Grazie Presidente. Io sono sicuro che poi l'assessore tecnicamente ci spiegherà quello che è stato fatto, quello che si vuole fare. Io vorrei un attimo capire le cause in primis. Siamo in un quadrante del territorio che sta praticamente al di sotto dei Castelli Romani, quindi c'è in zona più bassa, no, rispetto a quella più alta dei castelli. Quindi diciamo che tutto il flusso d'acqua, intanto, che proviene dai fossi, che per la maggior parte poi sono stati tombati, vanno a incidere sulla vita quotidiana dei cittadini che abitano lì. Oltretutto, e qui è la causa principale, questa grande portata di acqua caduta essenzialmente ha creato una piscina su varie vie, su via Almè, su via Spadola, su via del Casale Paoloni. Questo per quale motivo? Perché nonostante, come ha detto prima il consigliere Lazzari che mi ha preceduto, siano stati effettuati dei condoni, quindi di fatto quelle abitazioni sono state legalizzate, però a fronte di questo l'amministrazione a suo tempo doveva fornire le infrastrutture adatte affinché quest'acqua potesse defluire in sicurezza senza danneggiare i cittadini, senza infangare la loro casa, i loro mobili, i loro arredi e la loro vita in generale. Faccio un esempio molto, molto chiaro. Cioè, per esempio, mancano le fogne delle acque chiare. Cioè, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quando piove sulla strada, cioè il cemento che intanto ha impermeabilizzato, perché prima c'era un piano di campagna che assorbiva l'acqua, adesso ce l'assorbe di meno, cioè si crea questa piscina perché l'acqua piovana non scola e quindi dove va a finire? Cioè all'interno delle case, dove entra nelle tubazioni delle acque nere invece, e quindi tutto sale su. Allora, questo è uno, sì, lo sposto. Questo è un problema serio che dimostra come l'interesse civico in realtà non sia stato posto al primo posto, scusate il gioco di parole. E altra cosa per me gravissima è che secondo me non si conoscevano neanche le competenze all'interno dell'amministrazione nelle passate consiliature, cioè di chi si doveva occupare dal punto di vista tecnico di questi fossi. Cioè nel comune di Roma c'erano probabilmente 10 uffici diversi, 10, cioè tra municipi, dipartimenti, ognuno si occupava di un pezzo della questione, poi la regione non si sa che cosa fa. Quello che è mancato dunque in realtà è proprio una cabina di regia vera che andasse a coordinare con un unico intervento tutto questo processo, sia nella fase di programmazione e sia nella fase di intervento. Su questo io penso che l'assessore Vivace tra poco ci possa dire qualcosa che va in direzione contraria. Sono stati anche fatti degli atti, sia politici sia amministrativi, nelle passate consigliature. Ebbene, se il risultato è quello che abbiamo visto negli ultimi 10-15 giorni, con l'allagamento e con la vita semidistrutta di alcune persone, io penso che su questo bisogna riflettere seriamente, cioè fare i conti anche con la propria coscienza di chi c'era qui. Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, c'è un intervento? Sì, siamo alla fase degli interventi dei consiglieri, poi ci sarà l'intervento dell'assessore, quindi 10 minuti a consigliere, sì. Consigliera Vitrotti. Intanto mi scuso con tutti voi per il ritardo e per aver perso quindi gli interventi che mi hanno preceduto, però diciamo da quello che ho potuto ascoltare fino adesso, io
Diciamo, invece ero venuta qui, mi dispiace poi che non ci sono gli altri colleghi, però diciamo, l'intenzione non di questo consiglio, ma in realtà dell'interrogazione che come Partito Democratico avevamo presentato e che magari poteva anche essere oggetto di discussione oggi, però in realtà per noi questo quindi diventa un'opportunità per poter approfondire alcune cose. In realtà, dicevo, l'approccio con il quale oggi io sono venuta in questo consiglio a parlare di una situazione che nei giorni scorsi, diciamo, ha visto la città di Roma, in particolare alcuni territori, alcuni quartieri del nostro municipio particolarmente coinvolti, e ancora oggi purtroppo si contano i danni, è sicuramente quello di chi non è che viene qui e dice per la prima volta è successo qualche cosa del genere. È una questione che è vero, si ripete da tanti anni, però e questo lo sostenevo prima, andatevi a rivedere qualche consiglio scorso, anche della scorsa consigliatura quando io ero qui, credo che su queste questioni non conti tanto che cosa si era fatto prima e quanto sono bravo io adesso. Credo che in questo momento conti, e contava anche prima, ripeto, la collaborazione tra le istituzioni. Perché se viene meno e prevale invece l'ideologia anche su questi aspetti, io ritengo su questi e su tanti altri, credo che fallisce, diciamo, il contributo che ognuno di noi può dare qui dentro. E questa era, diciamo, la premessa con la quale io volevo prima di tutto intervenire e anche introdurre quella che era stata poi quella che è stata l'interrogazione presentata, perché non c'era, diciamo, sarebbe stato anche abbastanza semplice venire in aula a dire ma quando voi però sedevate ai banchi dell'opposizione ci consigliavate di gonfiare i gommoni quando pioveva il giorno dopo. E poi invece è successo esattamente quello che si è ripetuto nel corso degli anni, quindi niente di nuovo, anzi aver sbandierato probabilmente dei provvedimenti che si sono dimostrati del tutto inadeguati, come è stata la manutenzione fatta sulle caditoie e quant'altro, evidentemente poi ha dimostrato nei fatti che, diciamo, in sé non è servito a granché, anzi. E siccome l'approccio che io voglio seguire ancora oggi è questo, io, diciamo, sono anche per mettere a disposizione, ma mi sembra che qualcun altro lo ha fatto già, perché forse sarebbe importante, oggi sì, ridefiniamo le competenze che sui fossi tra l'altro sono della città metropolitana, quindi la città metropolitana ha il dovere di dare una direzione rispetto a questo. E quando arriva una lettera del presidente dell'autorità di bacino indirizzata alla sindaca Raggi che dice attenzione, perché la situazione in alcune parti della città è estremamente grave, l'avrete letta, immagino, ne sarete a conoscenza, e tra questi tra l'altro porta anche un nuovo quartiere, che è quello di Statuario, viene citato in questa famosa lettera. Io, diciamo, mi pongo una domanda: cosa è stato fatto? È stato fatto seguito a quella lettera e come ci si è mossi? Perché poi qui possiamo discutere della buona volontà dell'assessore, che si è messo pancia a terra, si è messo anche a fare un lavoro quotidiano per lo smaltimento di tutto il fango che si era accatastato in alcuni appartamenti, però non basta. Non basta l'assessore municipale di buona volontà come non bastava prima. E non so se questo è legato al fatto che qualcuno non sapeva di chi fossero le competenze. Non credo, perché sarebbe una giustificazione troppo facile. Credo che nel corso degli anni forse quegli investimenti che erano necessari per rimettere a posto e rimettere in sicurezza tutte quelle zone che oggi sono interessate da quegli allagamenti non sono stati fatti. Poi possiamo anche dire che ci sono stati dei progetti, anzi ci sono dei soldi, come ci dice oggi il sottosegretario all'ambiente, dice attenzione, i soldi ci sono, ma i comuni devono presentare i progetti. Allora sono appelli, secondo me, di responsabilità politica che non possono essere buttati nella caciara e nella diatriba politica, perché non ha senso.
E se ci dovete trascinare in questa discussione qui, io personalmente, a noi del Partito Democratico, neanche ci interessa, perché alla fine di che cosa parliamo? Di quante cantine si sono allagate? Di quante case sono state travolte nel sabato e nella domenica? Quante persone hanno perso la macchina? Quante persone hanno perso i propri beni? E qui stiamo a parlare di chi cosa non ha fatto e quello che aveva fatto prima, ma lo sanno tutti, lo sappiamo tutti. Quindi io, diciamo, vorrei almeno che emergesse questo e che emergesse quello che è stato fatto non solo da quando è successo quella domenica del 10 settembre, cosa è successo nella nostra città, ma che cosa era stato fatto per evitare che questa situazione non avvenisse. E soprattutto ci sono dei lavori che sono stati molto discussi, sempre ovviamente sui social purtroppo, sul ponte di Via Spadola, anche lì. Che è successo, assessore? Andava tutto bene. Anche l'assessore al bilancio si era speso molto per dire che era stato fatto tutto bene. E poi invece? Allora, se ci sono degli interventi programmati e non hanno funzionato, se questa amministrazione, in accordo immagino con la sindaca, perché poi la città metropolitana risponde a lei, ha intenzione di spingere ulteriormente sulla regione, dovrebbe fare anche un tavolo di coordinamento se non l'ha già fatto il capo della protezione civile, perché poi alla fine gli interventi spettano a loro. Ma che cosa si è fatto per questa parte della città? Sono stati messi gli investimenti, è stato aggiornato o previsto l'aggiornamento del nuovo piano della protezione civile? Perché se questo non è stato fatto, bisogna andare, non dire, ah non l'avete fatto, lo potrei fare. Voi avete fatto, avete detto che avevate pulito tutte le caditoie e siamo scesi dopo 10 minuti d'acqua e eravamo tutti allagati. Quindi, cioè, di che parliamo? È campagna elettorale, non siamo più in campagna elettorale. Invece, ripeto, se c'è la volontà da parte di questa amministrazione, a livello municipale, a livello anche capitolino, di mettere sul piatto le questioni che rispondono alla regione, che rispondono alla città metropolitana, ci si mette intorno a un tavolo e si lavora tutti insieme, ognuno per il proprio pezzo di responsabilità. E si solleva un pezzo di municipio dentro a una situazione che ormai è diventata insostenibile, perché poi mi rendo conto che quando la settimana successiva c'è stata di nuovo una possibile precipitazione abbondante, i cittadini vivevano con il terrore. È così. Si allagano strade appena rifatte. Viale Palmiro Togliatti si è allagata esattamente come 3 anni fa. L'accesso alla metropolitana era bloccato in tutta la zona della Tuscolana. Qualche cosa non funziona, no? È chiaro. Però sarebbe stupido veramente oggi venire a dire non l'avete fatto. E se è altrettanto sciocco, permettetemi di dire, non avete fatto negli anni scorsi, perché veramente non serve a niente. Non serve veramente a niente. Mi chiedo, se oggi abbiamo le risorse economiche disponibili, se oggi c'è una potenzialità in mano alla città metropolitana, quindi alla sindaca, quindi è una forza enorme rispetto alla forza che ha nella città di Roma, ci possiamo mettere tutti intorno a un tavolo e chiedere quello che si deve fare anche alla regione, anche a tutte le altre istituzioni coinvolte? Io mi penso che questo è l'approccio che un'amministrazione responsabile deve avere di fronte a situazioni così gravi. Ripeto, era lo stesso approccio che io chiedevo all'amministrazione che c'era prima. Quando qualcuno si era permesso di non accettare in aula una mozione urgente sulla chiusura di Via Pazzano, io mi ribellai come Partito Democratico. Ha detto, se non accettate questa roba qui, ne viene meno della dignità di ogni consigliere che sta qui. Quindi quel senso di responsabilità ci doveva essere allora e ci deve essere oggi. Con la consapevolezza è ovvio che oggi ci siete voi e noi stiamo da un'altra parte. Però col presupposto che se o si va insieme oppure il rischio è che noi ci faremo gli ennesimi consigli, loro si allagheranno per l'ennesima volta, dovremo richiamare e affrontare l'ennesima emergenza, probabilmente con dei costi che questa amministrazione tra l'altro non può sostenere. Sono investimenti importanti quelli che richiedono la manutenzione dei fossi, non c'è dubbio.
proprio per questo, se il governo mette a disposizione dei fondi, spingiamo affinché anche nella città di Roma arrivino quei fondi, si portano avanti i progetti e aiutiamo Roma a costruire un progetto nuovo in base al nuovo piano di previsione idrogeologico che dobbiamo presentare alla Protezione Civile, quindi alla città di Roma, e mettiamoci insieme a fare questo. Io mi auguro che lo spirito di questo consiglio chiesto dalla maggioranza fosse questo. Credo che l'assessore si sia speso, perché l'ho letto sui social, perché è così. Mi dispiace che la commissione competente il giorno successivo non si è riunita e non ha neanche fatto cenno a quello che stava succedendo nel nostro municipio. Visto che c'erano ancora famiglie che stavano levando via il fango, mi sarei aspettata almeno che un aggiornamento rispetto alla situazione e a tutto il lavoro che stava facendo, mi pare pure in solitudine, l'assessore municipale, si sia potuto, diciamo così, si sarebbe potuto condividere anche con le altre forze politiche. Questo non è successo, ma diciamo, mi auguro che questo consiglio oggi invece rimetta le cose un pochino in ordine. Vi ringrazio. Bella. Buongiorno a tutti i consiglieri, cittadini, e l'assessore e gli uffici di presidenza. Allora, diciamo che l'intervento nasce un po' dalla necessità evidentemente di tracciare un po' la metrica di questo consiglio, che evidentemente è fatto e composto da più parti. Abbiamo l'assessore, quindi non sulla fotografia dell'attuale, ma sul fare, come, cosa e con cosa, ora ce lo dirà. Ce lo dirà lui, lo dirà a tutti noi, però un consiglio speciale che nasce in quanto tale è un consiglio che deve rispettare una metrica, che è anche quella cronologica. La metrica cronologica non può non partire da qualche decennio fa, non parte dallo scorso anno. Dallo scorso anno è partita una nuova giunta, una nuova fase, che sta lavorando, che sta mettendo in atto delle idee che avevamo e delle idee ulteriori, e questo poi sarà la parola dell'assessore, diciamo, di illustrarci lo stato attuale e lo stato futuro delle cose. Però noi partiamo da decenni passati, cioè questo è un problema strutturale. Quando si allagano le strade non si allaga per l'asfalto, si allaga per la mancanza strutturale di questa città e di questo municipio. Noi questo lo dobbiamo avere chiaro, non per fare delle colpe, non è ideologia, non è partitismo. Cioè, un consiglio speciale su questo problema deve partire dal fatto che il problema è strutturale, e il problema è strutturale per delle buche e dei buchi politici e amministrativi che stanno a monte di decenni, proprio perché è strutturale. Non si vuole fare un rimpallo di responsabilità. Sulle responsabilità attuali ne stiamo parlando, ne parla l'assessore, ne parliamo noi. Quelle sono responsabilità nostre. Per come si è arrivati fino a qui sono responsabilità passate. Si tratta di fare lo storico di tutta la faccenda dall'inizio ad oggi, non di fare ideologia. Non è campagna elettorale rispetto a cosa? Si parla di social e ci sono anche i social per comunicare, ma abbiamo fatto un consiglio speciale, evidentemente così speciale per buona parte della maggioranza non è, visto che è bucato lo spazio dell'opposizione, scusate, della minoranza. Per cui il consiglio speciale è un'occasione per, intanto, e questa è la seconda parte, la parte principale, per capire cosa possiamo fare, con cosa, da ora, per affrontare problemi non solo istantanei rispetto agli eventi, ma problemi strutturali, che sono quelli più importanti rispetto al verificarsi o meno degli stessi fatti in una fase futura. Per cui questa è sicuramente la fase principale del Consiglio. I cittadini sono qui evidentemente per questa parte, ma un Consiglio speciale non può non partire perché ci ritroviamo su una situazione che ha falle strutturali che sono cominciate e si sono reiterate, hanno perdurato per anni e per decenni. Questo è una forma di non solo di onestà, ma di dovere metrico nel momento in cui in un consiglio speciale si parla di questo argomento. Non è campagna elettorale, non è ideologia. Grazie. Consigliere Ariano.
Grazie Presidente, buongiorno consiglieri e un buongiorno a tutti i cittadini che sono qui questa mattina e che abbiamo avuto e che abbiamo sentito necessariamente di insomma, richiamare quest'oggi al fine di poter chiarire alcune posizioni. Noi siamo contenti che nuovamente l'opposizione abbia desiderio di fare chiarezza. Noi siamo contenti del fatto che fortemente ci chiedono battaglia, ma non capiamo il perché quando si tratta, come poco prima abbiamo ricordato, i fondi statali che questo stesso governo ha stanziato nei confronti delle regioni e che ammontano, già stanziati dal 2014, e che ammontano ad 8 miliardi, 8 miliardi signori, dal 2014 ad oggi non esiste un progetto esecutivo perché questi soldi possano essere spesi. Ma di cosa stiamo parlando? Le interrogazioni o comunque le domande fatele al vostro governo, fatele ai vostri rappresentanti centrali, fatele ai vostri rappresentanti che comunque governano la regione. Il comune ha stanziato 2 miliardi per la manutenzione dei fossi ed ha fatto la sua parte. Cercate di fare le domande, aiutateci, siate collaborativi, fateli ai rappresentanti del vostro partito nelle sedi più elevate rispetto alla nostra. Non vi stiamo dicendo di non farci domande, vi chiediamo di fare con forza la stessa domanda che facciamo noi, chiedetegli dove sono andati i soldi dei vari condoni e tutti i soldi che sono stati stanziati sino ad ora e che ancora non hanno portato ad avere in zone come quelle in cui risiedono i nostri cittadini e che da tanti anni magari di alcuni si fidano delle risposte, delle promesse. Ecco, dove sono andati quei soldi per cui ancora loro non hanno un impianto per le acque, come si chiama, per le acque chiare? Ma stiamo scherzando? Scusate, buongiorno. Consigliere Ciancio. Grazie Presidente, grazie ai consiglieri, ma sono molto dispiaciuto che ci vengano a fare, soprattutto dalla parte del Presidente Rinaldi, l'ho sentito, l'ho ascoltato attentamente, dove sembra che la responsabilità sia tutta nel passato, come questo tempo, un anno e mezzo, per risolvere almeno due problemi conosciuti, puntuali. Questa amministrazione, certo, in solitudine, secondo me l'assessore, lo vedo nell'ascensore, lo incontro faticosamente, sta tentando, però avremmo gradito che se le conoscenze fossero puntuali rispetto a via Spadolo, a via Paoloni, dove basta un intervento che poteva decidere anche questa maggioranza, potevano evitare in alcune zone questi allagamenti. Perché? In un anno e mezzo la sindaca, il nostro municipio non è riuscito a programmare degli interventi se i finanziamenti c'erano. Il coraggio degli investimenti deve dimostrarlo. Siete una maggioranza così ampia numericamente. Una cosa, io stamattina, ieri, ho stampato quella che è la carta alluvionale, i bacini, come sono disposti, quali sono le aree, le tavole di PRG. Ho guardato attentamente la situazione com'è, ma la conoscevo. Perché mi piace guardare le carte e entrare nel merito, soprattutto se lo facciamo in commissione. Ma carte, no, non ne vediamo in commissione. Le carte vere di quella che è la decisione e il futuro dei cittadini, qua non ne vediamo nessuno. Allora io sono molto arrabbiato, perché di questi problemi noi li conosciamo. E allora, visto che un governo così autorevole, propulsivo, voleva risolvere via Paoloni, facesse il bypass lì dove hanno intubato i tubi sotto le residenze, facesse il bypass nelle strade. Questo vuol dire entrare nel merito delle cose. Chiamiamo chi ha le responsabilità, non certo un consigliere, un altro consigliere, noi siamo, diciamo il problema, poi l'aspetto tecnico deve venire. Però l'autorevolezza di un governo si decide dai numeri, e i numeri ci sono tutti. Il Colosseo non è la periferia dove ci sono stati gli abusi. Bene, il Colosseo c'è stato un allagamento mai visto. È cambiato il vento quando si vedevano le immagini del Colosseo, qualcuno diceva. Bene, allora c'è qualche altro problema? Sono i millimetri di pioggia in più, come si vuole giustificare la sindaca Raggi? Sicuramente i millimetri di pioggia sono in più, sono 100 per dire la verità. Ho stampato i millimetri di pioggia che cascono in un metro quadrato per capire quanti litri sono. Un litro vuol dire 10 litri, quindi in 10
in 10 mm di pioggia. Ho stampato tutto, ho guardato quanta pioggia cade nel nostro bacino embrifero. Allora, gli interventi si facessero senza polemica. Due, noi riusciamo a farne due, grazie assessore, se riusciamo a fare via Spadola e giù in fondo dove c'è via della Lega Lombarda, dove si allagano sempre le case. Sempre. Ci sono due aspetti però che bisogna avere il coraggio di risolvere. Cosa diciamo ai cittadini che hanno intubato loro i tubi dei fossi vincolati? I fossi, il vincolo lo detiene la Regione Lazio. Quindi c'è un vincolo del fosso dove nessuno potrebbe intubarli. Chi l'ha intubati i tubi? Il municipio? Il municipio ha delle responsabilità. O Via di Decima ha delle responsabilità perché ha rilasciato un condono. Quindi non ha visto le carte bene. Quindi qualcuno ha sbagliato. Ma chi sbaglia deve pagare. E dobbiamo avere il coraggio di fare nome e cognome. Non la politica in generale, i piani, questo, quella. Ognuno si assume le responsabilità. Noi siamo qui da un anno e quattro mesi. I due grossi problemi che abbiamo nell'extra gra sono questi, ne parlavamo sempre, della raccolta delle acque chiare. Volevo dirvi che non è che i tubi sono piccoli dove raccogliamo le acque, che viaggiano insieme, acque chiare e acque scure. Dopo il manufatto di attesa c'è il collettore grandissimo, ma lo sapete perché non raccoglie, caro assessore? Via Palmiro Togliatti continua ad allagarsi, è certo. Le bocche di lupo sono ridotte, si sono ridotte le bocche di lupo della metà e continuano ad essere occlusi. Io ho fatto la fotografia con le erbacce dentro, l'asfalto non si può mettere uno sopra l'altro, bisogna ripristinare le quote originarie delle strade, tutte, perché nel tempo sono cambiate, perché le esigenze economiche non c'erano per mantenere, rifare tutto a regola d'arte. Rifare tutto a regola d'arte vuol dire spendere il doppio. Via Puglio, sono andato col metro a misurare, abbiamo avuto un dibattito sui social, forse anche con lei, non è fatta a regola d'arte, perché bisognava fresare per 20 centimetri almeno e mettere banderone 10, 5 di asfalto e poi le bocche di lupo tornavano fuori e l'acqua defluisce prima, perché i collettori sono ben grandi e ben dimensionati. Io non voglio fare polemica, vorrei solo che per alcuni problemi atavici del nostro municipio l'assessore, non in solitudine ma con la grande disponibilità che, caro Gunnella, scusa, io so che hai molti problemi ad andare su e giù, come l'ho avuto io quando sono andato a... Ti ringrazio dell'impegno che puoi dare alla Commissione nei momenti che sei in Commissione. Io pure sono andato su a Torino e poi tornavo il lunedì per... Io vorrei che lei rimanesse in tema. Ma lei che... ha dato delle idee, mi permetta, è un consigliere. Ma quello che sta dicendo non c'entra niente. Come non c'entra niente? No, non c'entra niente, vogliamo andare al sodo? Grazie. In cui lei è presente, venga e ci dica quali possono essere le idee. Per me intanto io partirei dalle risorse economiche, di dare mandato all'assessore velocemente di almeno partire da due casi, però iniziare dal controllo e spendere velocemente, perché se non spendiamo non si possono fare le nozze con i fichi secchi, quindi spendiamo le risorse che abbiamo. Se il governo ha 24 milioni di euro di risorse, troviamo la strategia per chiedere uno stralcio, un progetto presentato velocemente, cotto e mangiato. Inizierei subito da tutta la parte rossa extra gra, quella segnata nelle tavole di PRG. Noi lo sappiamo quali sono i punti critici, lei lo sa benissimo perché ha fatto la fotografia subito dei problemi. Sediamoci sul tavolo, guardiamo, se è il caso parliamo anche con i cittadini. Io non ero d'accordo che si facesse il ponte di via Spadola, perché, se so, l'ho imparato quest'estate quando c'è stato l'alluvione al paese mio, se non c'è la luce sotto il ponte all'altezza adeguata non si può rifare un ponte. Hanno dovuto fare un esproprio enorme per mettere a norma, secondo quello che dicono gli ingegneri idraulici, via Spadola non si può tenere il ponte a quella quota. Si deve fare una gobba enorme per la potenzialità dell'acqua che raccoglie il bacino embrifero.
quindi lei forse la sta valutando. Io non ho visto ancora le carte, ma ci piacerebbe vedere le carte, tutto quello che è l'iter amministrativo. Io sono pronto a dare il mio contributo a livello politico e a livello pratico per tutto quello che è l'aspetto terrificante di questi problemi. L'abbiamo vissuto in molte città del sud. Stavo nel campeggio quando c'è stato l'alluvione al fiume Ancinale, quindi dove sono morti 11 ragazzi disabili. Questa è la storia. Sentire, e sono ancora molto dispiaciuto, Ariano e Rinaldi che commettono questo aspetto, potete avere il diritto di replica perché vi ho citato, giustamente, perché come dire, la sua gentilezza nella commissione mi sorprende, però su questo aspetto non si può dire quello che ha detto lei, Presidente, né tantomeno la Presidente della Commissione Terza, che noi gradiremmo si porta sul tavolo velocemente, un anno e mezzo era passato, i social lo sapevano tutti, i cittadini erano venuti già qua. Le idee e la forza economica si deve trovare insieme perché è un risultato politico per tutta la città. Grazie. Ci sono interventi o lascio la parola all'assessore? Se non ci sono interventi io... Ah no, sicuramente di replica ce l'ha assolutamente al diritto. A questo punto, grazie Presidente, per fatto personale, voglio dire, noi proprio questo vi abbiamo chiesto, noi abbiamo già fatto la nostra domanda, aiutateci facendo le giuste domande che probabilmente fino ad ora forse non avete potuto, non avete avuto il coraggio, non avete magari avuto una parte del vostro stesso elettorale che non avrebbe potuto capire. Ecco, voi adesso, a causa di ciò che è avvenuto e di ciò che anche lo stesso Gentiloni nella relazione, quando comunque ha ricordato che di 8 milioni di euro ne sono stati spesi 8 miliardi, perdonatemi, le cifre sono talmente grandi, quelle che gestiscono le regioni, eccetera, che veramente a volte insomma, un semplice rappresentante municipale insomma, può fare confusioni. Di 8 miliardi di euro ne hanno spesi 100 milioni, basta un progetto esecutivo, un piano esecutivo, ditelo a coloro che hanno realmente la forza, gli strumenti e ciascuno realmente con un fare collaborativo di quella che è l'amministrazione può parlare. Non credo di aver detto un qualcosa che esuli dal mio solito piglio, non credo di aver detto un qualcosa che anche come cittadina non potrei dire, quindi sinceramente rimango anch'io sorpresa del fatto che possa essere stato ritenuto inopportuno. Grazie, perdonatemi. Allora, a questo punto lascerei la parola all'assessore. Assessore Vivace. Ah, anche lei replica, certo. Allora, io non so quali carte hanno visto negli anni, perché qua mi si chiede di portare delle carte in commissione. Ora io vorrei sapere invece quando le carte si portavano che cosa è successo, perché non so che tipo di carte fossero quelle su quel tavolo, perché se oggi noi ci troviamo a dover combattere con questi eventi probabilmente le carte erano quelle, non so, insomma, ecco, non vado a specificare. I 150 mm ribadisco perché dipende dall'unità di tempo quanta acqua è caduta, non è in un anno o in un'ora, ecco, in quelle 4 ore 150 mm d'acqua, quindi la superficie della Nagnina non è un metro quadro, quindi un litro, per 15 sarebbe un litro e mezzo. Fatevi un calcolo sulla superficie e vedete che sono migliaia di metri cubi. E non ci vuole la laurea per fare il calcolo di un volume. Quindi voi siete qui, ha detto, da un anno e quattro mesi. Benissimo. Prendiamo atto che voi siete qui da un anno e quattro mesi. Noi pure. Allora, le quote originali per quanto riguarda le strade sono, intanto gli interventi che abbiamo fatto sono stati tutti con delle fresature importanti e la situazione delle caditoie non è così a causa dei lavori che stiamo facendo noi, ma è così a causa delle campagne elettorali che sono state fatte in precedenza, dove si stendeva il tappetino di scorrimento e si dava l'acqua e farina per fare le vernici. E questa commissione si sta impegnando a trovare una soluzione al discorso della segnaletica orizzontale. Poi, vabbè, diciamo che chiudo qua perché non vorrei rubare tempo all'assessore che ha probabilmente cose più importanti da dire. E questo è tutto, grazie. Assessore. Buongiorno, grazie Presidente, buongiorno consiglieri tutti. Felice di questo acceso
dibattito. Volevo dire che io non ho lavorato da solo nella settimana a seguito del 10 settembre. Chi mi è stato a fianco e chi è stato il braccio esecutivo dell'assessorato sui territori è stato proprio Stefano Rinaldi, il presidente della Commissione Lavori Pubblici. È stato sul posto tutte le mattine e mi faceva i resoconti, e mentre noi eravamo all'interno del municipio a creare gli atti e a preparare, insomma, tutto quello che con le nostre forze siamo riusciti a fare. Ovviamente il mio discorso va un po' più verso le periferie, verso quei luoghi che sono stati un po' abbandonati dal punto di vista delle infrastrutture. Come diceva la consigliera Vitrotti, le infrastrutture sono lavori importanti, non si fanno ovviamente in poco tempo, vanno programmate, vanno progettate, bisogna prendersi a accogliere i pareri, modificare i progetti, hanno un certo tempo. Adesso spiegherò quello che è il piano esecutivo che sta facendo questo municipio insieme a Roma Capitale. La pulizia delle caditoie è stata eseguita nelle zone più importanti, è stata eseguita, ma volevo ricordare questo, dare una notizia, nelle vie più colpite, via del Casale Paoloni, via di Passo Lombardo, via Almè o via Spadola, di caditoie da pulire purtroppo non ce ne sono, perché non ci sono le caditoie. Quindi partiamo da questo presupposto. Giustamente mi faceva notare il consigliere Ciancio, che era contrario al ponte, il consigliere Ciancio mi faceva notare che le zone rosse già le sappiamo, già le conosciamo, e sono purtroppo quelle prive di infrastrutture che possono permettere il defluimento delle acque. Per quanto riguarda le caditoie, faccio un breve passaggio, diciamo, nella zona centrale del nostro territorio. Sono state pulite queste, il sistema fognario non è in grado di poter immediatamente far defluire tutta quella massa d'acqua, tant'è che nelle ore successive pian piano è andata via tutta l'acqua. La dimostrazione di questo fatto, del non problema delle caditoie, in alcuni punti, è data dal fatto che i tombini centrali dei collettori sono saltati. Quando saltano, ci sono tanti tecnici, vedo qui anche tra il pubblico, quando salta il tombino centrale del collettore in mezzo alla strada, vuol dire che l'impianto fognario a valle è pieno e sta risalendo su, e fa saltare, e fuoriesce un po' da tutte le parti, compreso dalle caditoie, che alla fine davano acqua indietro, non è che la riprendevano in sé. Questo per far capire che quello che è stato il 10 agosto è stata una perturbazione importante, come ce ne saranno ancora, come sempre ci sono state. Alcune fermate della metro sono state chiuse, anche a Parigi è successo, città di grande funzionalità, anche a Londra, cioè le metro chiudono quando piove, c'è un po' di infiltrazione, le metro chiudono. Ma il problema che abbiamo avuto nelle periferie come via Spadola e via Almè è un po' diverso, quello è un problema cronico. E per questo volevo soltanto rappresentare un po' di cose. Tra l'altro ci si chiede perché uno va a vedere sempre il passato, e il passato bisogna vederlo, perché io sono abituato anche a lavorare così. Andiamo a vedere chi mi ha preceduto, che sicuramente qualcosa ha fatto, e si parte da quello che è stato fatto. Quindi vedere il passato è importante per capire come si può meglio progettare una soluzione. Allora, nei giorni a seguire del 10 settembre, l'11 settembre ci siamo messi a lavorare e pianificare una bonifica. I cittadini colpiti gridavano aiuto, giustamente. Noi abbiamo organizzato con le nostre risorse municipali una bonifica delle strade, come dicevano gli altri consiglieri. Abbiamo cercato di levare il fango, abbiamo predisposto con AMA un ritiro straordinario di tutti quegli arredi che purtroppo i cittadini, soprattutto ai piani terra, hanno perso e dovevano smaltire, quindi un minimo d'aiuto è stato dato. Abbiamo lavorato anche perché il 17 settembre, secondo le previsioni, erano previsti di nuovo lo stesso temporale, addirittura anche peggiore, quindi abbiamo fatto una corsa contro il tempo, attivando e portando il SIMU su alcune parti dei fossi dove bisognava disincastrare. Questi fossi, che io vorrei raccontare, sono stati puliti nei mesi precedenti su nostra richiesta, sono stati puliti perché questo comune ha in sé un appalto di manutenzione fossi, appena ci siamo insediati non c'era, abbiamo fatto in modo che doveva esserci, c'è stato, la pulizia è stata fatta. Nel corso del temporale del 10 settembre però sono venuti anche da altri comuni tutta una serie di
Canneto, di altri materiali che sono andati ad incastrare in alcuni punti il fosso, creando poi l'allagamento che c'è stato. Abbiamo quindi lavorato per arrivare al 17 settembre per avere tutta l'area bonificata nel massimo possibile. Siamo arrivati a un 90% di bonifica totale dell'area tra fango e detriti. Abbiamo disostruito un punto particolare del fosso dell'incastro dove poteva riverificarsi l'allagamento di Via Almè. Abbiamo, in collaborazione con Porta, in Dipartimento, messo in piedi un'unità di crisi per il 17 settembre con una sede anche municipale. Ci sentivamo con Porta giornalmente e la Regione ci dava sempre un pericolo giallo, un pericolo giallo, e quindi non si attivava la CUC della Capitale, che è la centrale unica, la centrale operativa unica che permette poi ai municipi di poter creare le proprie unità di crisi. Alla sera però del venerdì la Regione arriva e manda un allertamento arancione. Noi eravamo pronti, avevamo già fatto gli incontri con la direzione, col comando di polizia locale, con l'ufficio tecnico, abbiamo attivato un'unità di crisi per poter cercare di arrivare prima possibile in un'eventuale ulteriore perturbazione. Poi per fortuna il tempo è stato benevolo, non c'è stato bisogno di particolari interventi. Questo per rappresentare che questo assessorato ha cercato, questa amministrazione ha cercato di bonificare un po' tutte le aree. Nel corso di questi mesi noi abbiamo lavorato molto sul dissesto idrogeologico, perché è assoluta priorità di questa amministrazione portare in sicurezza i cittadini tutti. Abbiamo messo in atto tre tipologie di intervento, a breve, medio e lungo termine. La breve termine ha appunto previsto la possibilità di bonificare le aree colpite e la possibilità di disostruire alcuni fossi. Nei giorni a seguire del temporale abbiamo scritto a tutti i comuni intorno a noi, il comune di Grottaferrata, il comune di Ciampino, il comune di Frascati, chiedendo loro notizie sulla loro manutenzione avvenuta nei mesi scorsi come da ordinanza ministeriale, chiedendo loro degli incontri. Cominceremo con Frascati, perché un fosso che attraversa più comuni non lo si può assolutamente manutenere da soli. Poi tra l'altro noi siamo a valle, quindi dobbiamo capire che cosa succede un po' più in alto, quindi faremo una in risalita anche una ricognizione del fosso, dove andremo a vedere quello che è successo nel corso degli anni tra allacci abusivi o alcuni comuni che gettano acqua all'interno del fosso non controllata e non condivisa con i nostri uffici tecnici. Questo lo stiamo facendo in questi momenti, adesso incontreremo immediatamente Frascati. Abbiamo messo in piedi un medio termine che prevede alcuni interventi. Il primo sarà il ponte di Via Spadola. Ecco, su questo bevo un po' d'acqua perché vi devo raccontare un paio di cose. Il ponte di Via Spadola, come molti sanno, il municipio ha deciso di farlo, ha fatto in modo di finanziarlo, è stato fatto, l'abbiamo progettato noi. Peccato che no, le opere pubbliche, come sapete, per poter essere eseguite devono prevedere tutta una serie di pareri dalle autorità che hanno competenza in merito. Addirittura c'è stato bisogno pure del parere paesaggistico, oltre che del SIMO, in particolare il parere della provincia, della regione e dell'autorità bacino, organo ministeriale. Nella presentazione, nella conferenza servizi, il nostro ponte ci fu criticato dall'inizio, perché secondo autorità di bacino aveva portato un progetto per la sistemazione del fosso che prevedeva la demolizione di tutte le case intorno al fosso, al fosso in questione di Via Spadola. Io ho chiesto loro se avessero mai fatto un sopralluogo lì, perché lì di case ce ne sono centinaia, condonate, sanate, sistemate, la situazione è quella. E quindi noi, anche a protezione delle case dei cittadini, abbiamo riprogettato il ponte una seconda volta per cercare di accogliere tutte le prescrizioni dell'autorità di bacino, e lo avevamo fatto, abbiamo riprogettato il ponte secondo le loro prescrizioni. Ebbene, ci veniva bocciato ulteriormente. Allora, per evitare, ecco cosa vuol dire studiare il passato, vi faccio un esempio molto pratico. Un progetto di sistemazione di un fosso a Vermicino, quello che citava credo consigliere Ciancio, è vero, c'è. Peccato che è stato bocciato dall'autorità regionale e autorità bacino, proprio perché non risponde, secondo loro, a questo macro progetto che c'è ma non viene mai attuato.
Allora, questo mi ha, diciamo, indicato una strada alternativa. Vado di persona all'autorità bacino, voglio capire perché, a fronte di una situazione attuale, con un ponte che sta crollando, con un pericolo di evacuazione enorme, perché su quel ponte non ci si può passare, se succede di nuovo un danno là sopra non ci si passa, si ha anche difficoltà nell'evacuare l'aria, quindi la cosa è importante. A fronte di un pericolo del genere, a fronte dell'evidenza che il nostro intervento avrebbe migliorato di 6 volte la portata attuale del ponte, a fronte di tutto questo ci veniva bocciato lo stesso. E allora ho detto all'autorità bicino: adesso facciamo una bella conferenza stampa dove spieghiamo che il municipio ha finanziato il ponte, è pronto a farlo a proprie spese, a propria competenza, e l'autorità di bacino ministeriale ce lo blocca perché non passano 60 metri cubi, ne passano di meno, mentre ad oggi ce ne passano sì e no 3 o 4, noi l'avremmo migliorato di 6 volte, non bastava. Rifacciamo il progetto, accogliamo le loro prescrizioni e continuavano a bloccarcelo. E allora quello che mi è sembrato molto chiaro è che qualcuno sta giocando sulla pelle dei cittadini. Sta giocando sulla pelle dei cittadini. Alla fine di questa riunione con i dirigenti dell'autorità bacino si è arrivato a quello che doveva essere. Il ponte ce l'hanno. Chi è questo? Il ponte ce l'hanno approvato. Perché ho dovuto dimostrare io di persona al dirigente, ai tecnici, che quello che c'era sul progetto rispondeva alle loro prescrizioni. E quindi c'è stato dato parere positivo, come dagli altri, come alla fine è successo anche con gli altri organi. Quindi stiamo andando nell'indizione gara per la costruzione di questo nuovo ponte. Questo per dare risposta al ponte di Via Spadolo, che cosa è successo? Lo faremo, grazie a Dio. Un'ulteriore cosa che abbiamo messo in piedi, che ho messo in piedi con il nostro assessorato, è stato quello di capire immediatamente perché alcune opere primarie, infrastrutturali, in queste aree mancavano, nonostante dei soldi in quelle aree siano stati spesi. Dei soldi, anche dei consorzi, sono stati spesi su quelle aree. Ma perché, nonostante la delibera madre che fonda i consorsi ci dice che la prima opera assoluta da fare nei territori sono le fogne, lì non hanno fatto le fogne. Cioè noi da cittadini entrati nelle istituzioni ci siamo chiesti perché succede tutto questo, non lo capiamo. E allora abbiamo detto ok, adesso con forza chiediamo le fogne lì, ma noi vogliamo dare di più, vogliamo creare quelle riforme strutturali che possano permettere a questa amministrazione, ma anche a quelle future, di poter lavorare in un certo modo. Ed è per questo che nella prossima settimana questo municipio firmerà un protocollo d'intesa insieme all'assessorato capitolino e tutti i consorzi del territorio, un protocollo d'intesa che porti la decisione delle opere a scomputo qui, in quest'aula, dove si potrà dire chiaramente ci sono questi soldi, che opera c'è da fare, e voterete voi. Portavoce dei cittadini, se poi i cittadini spingeranno per fare un'altra area verde invece che le fogne, lì alzo le mani, non posso fare. Quindi saremo il primo municipio a fare questo. Poi abbiamo predisposto tutto un piano a lungo termine, perché conosciamo i finanziamenti ministeriali che possono portare le opere sul dissesto idrogeologico della capitale. Allora questo mio assessorato, sono orgoglioso di dirlo, questo assessorato insieme al Municipio 5 abbiamo messo in piedi e strutturato un ufficio unico sul servizio geologico e idraulico della capitale. Perché quando si è insediato Montuori, io lo chiamai e gli dissi: vuoi fare una cosa? Convoca una riunione sui fossi, vedi che succede. Lui l'ha convocata, o sul dissesto idrogeologico, lui l'ha convocata, mi chiama e mi dice: non ho capito tanto, perché si sono presentate 12 dirigenti, 12 uffici. Quindi Roma Capitale ha nelle proprie dipendenze risorse umane per poter lavorare bene sul dissesto idrogeologico. Il problema è che sono tutte sparpagliate, Dipartimento PAO, Dipartimento SIMU, Protezione Civile, stanno tutti in giro. E ovviamente quando ci si presenta l'occasione per poter portare un'opera su un territorio, per poter cominciare a mettere a regime dei soldi ministeriali, regionali, quando arriveranno, eccetera, eccetera, Roma deve avere una voce unica, forte, deve avere un ufficio così forte
da poter essere in grado di dimostrare, di progettare, dimostrare e dare pareri sull'assetto idrogeologico chiaro, limpido. Come voi sapete, perché come voi sapete la cosa che più mi dà fastidio è quando si dice la competenza è di Tizio e di Caio e di Sempronio. Questo è avvenuto a Roma negli ultimi 20 anni e noi questo lo vogliamo cambiare, lo stiamo cambiando. E adesso in questi giorni è già in corso l'istituzione di questo ufficio che io personalmente ho scritto insieme al Municipio 5, un ufficio che raccoglie tutte le risorse umane che si occupano di dissesto idrogeologico e che spiega dettagliatamente passo dopo passo che cosa deve fare e le risposte che devono portare, che riguardano pianificazione degli interventi, che riguardano recupero di tutti quei progetti che sono stati bocciati dalle grandi autorità, ma che secondo me probabilmente, e via Spadola me ne ha dato un esempio, si possono riprendere e rivedere. Noi come municipio siamo pronti anche a farlo noi, io questo sono stato chiaro, li facciamo noi sul territorio i lavori, non è un problema, la gara d'appalto la facciamo noi, i lavori li facciamo noi, perché pensiamo che nei municipi è la chiave di risoluzione del problema per me di Roma tutta, ma soprattutto del dissesto idrogeologico, perché è in queste aule che si può lavorare bene, in queste aule che si incontrano i cittadini e solo in queste aule si può capire veramente il problema che attanaglia il dissesto idrogeologico sulla nostra capitale. E quindi vi dicevo, nel caso specifico di via del Fosso di Vermicino, il progetto che anni fa è stato purtroppo bocciato, l'ho ripreso, adesso cercheremo di lavorarci di nuovo e di farcelo promuovere dalle alte sfere di chi ne ha la competenza ministeriale regionale. Siamo pronti anche noi a finanziarlo, a farlo noi, sì, siamo pronti. Però un'opera pubblica, via Spadola è un esempio, ha bisogno di un percorso amministrativo ben preciso, ben specifico. Non si può, purtroppo, consigliere Ciancio, cotto e mangiato, capisco che lei è qui da tanti anni, quindi sente parlare delle stesse cose, però cotto e mangiato, un'infrastruttura non si fa cotto e mangiato. Non lo so, insomma, conosce i problemi da molti anni, cotto e mangiato, un'infrastruttura non si fa cotto e mangiato. Bisogna purtroppo, io dico purtroppo, e da un'altra parte è anche giusto, perché sono soldi pubblici e bisogna farli con criteri e acquisire tutti i pareri. Questo porta a un po' di tempo nell'istruzione della questione, ma la convinzione nostra è che bisogna intervenire territorialmente sui propri rispettivi territori. Quindi noi, nel rispondere alla consigliera Vitrotti, raccogliamo questa sfida. Roma sarà pronta a mettere a regime parte di questi 8 miliardi? Roma sarà pronta soprattutto dopo l'istituzione di questo ufficio unico, che avrà un dirigente unico, che metterà insieme tutte le risorse umane della nostra capitale per poter pianificare definitivamente nel corso di questi anni un inizio di assetto idrogeologico di Roma. E questo ufficio, ci tengo a ricordarlo perché ne ho subite un po' di lavoro in più, in questo ufficio dell'assetto idrogeologico è anche previsto un ufficio dedicato alle cavità, dedicato soprattutto alla soluzione delle voragini che a causa delle cavità si vanno ad aprire in tutto il territorio. Grazie. Applausi. E adesso ci sono le repliche, cioè possibile l'intervento uno per gruppo. Scusi, posso? Siccome mi ha citato, volevo rispondere. Chi ha citato? L'assessore mi ha, volevo. Guardi, adesso ha possibilità di fare l'intervento direttamente nel. Ma lo fa il capogruppo. Ha citato varie persone, ha citato Rinaldi, ha citato Vitrotti, ha citato lei. Quindi ha citato, che fa? Solo il cognome mio. Non credo. Lei ogni tanto dovrebbe rivedere le registrazioni, perché ha una sua visione del consiglio tutta particolare. Allora, per favore, calma e sangue freddo. Ha citato varie persone, quindi io le ripeto, lei ha a disposizione l'intervento, lo farà tranquillamente, non togliamo la parola a nessuno. Non togliamo la parola a nessuno, però vorrei che un regolamento venisse rispettato una volta tanto, almeno quando ci sono tanti cittadini. Allora, interventi dei gruppi consigliari, ci sono interventi, ho visto la mano alzata del consigliere Giuliano, anche la mano del consigliere Ciancio.
Ah, interviene allora chi di voi vuole parlare prima? Per me io non ho consigliere Giuliano. Grazie Presidente, Assessore, consiglieri, gentile pubblico. Allora, ho deciso insomma di intervenire in modo successivo all'intervento dell'assessore proprio per capire e per sapere quali fossero ad oggi le azioni che sono state intraprese. Perché? Perché si potrebbe fare un ragionamento che potrebbe durare anche giorni e giorni, no? Confrontarci aspramente, intelligentemente, in modo positivo, negativo, qualunque cosa, in qualunque modo, però noi dobbiamo comunque oggi capire e provare a prendere un percorso. Perché? Perché comunque, come mi aggancio alle ultime cose che lei ha detto, è ovvio che la parte di quella periferia extra-gra ha dal suo punto di vista urbanistico grandi possibilità, perché c'è un'espansione, no? Al di là delle zone abusive condonate, ma ci sono degli spazi che potrebbero essere comunque, dovrebbero essere comunque interessati da interventi urbanistici, dove migliaia e migliaia, no? Di oneri, di milioni di oneri dovrebbero arrivare per sistemare, no? Definitivamente alcuni quadranti e collegarli in modo degno. Basti pensare a Tor Vergata, che è un quartiere, no, spezzatino, perché quando fu costruito nessuno ha controllato gli oneri, no, e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di che fossero appunto effettuate. E quindi è strano vedere che esistano in quel quadrante un pezzo di cuore di quel quadrante che sta in queste condizioni. È veramente una cosa che fa rabbrividire, nel senso che a volte ci mette nella condizione di veramente lasciar perdere questo ruolo istituzionale, se poi non riusciamo ad incidere, no? Perlomeno in modo, diciamo, degno, no? Però è quanto dice lei anche sul fatto istituzionale, il municipio deve avere un ruolo principale. Ora si sta parlando più, diciamo, in modo più accentuato, più deciso sul decentramento amministrativo. Questo sarebbe un'azione di decentramento precisa, perché se noi riusciamo a governare questo lavoro, potremmo in poco tempo dare delle risposte chiare, no? O perlomeno cercare di programmare degli interventi precisi. E questo quindi va nella direzione giusta. Sono contento di aver sentito che c'è la possibilità di creare, no, un ufficio, una struttura che si può interessare di questa situazione. Perché è anche vero che non cotto e mangiato, lei giustamente dice non si può fare, ma quella è una trasmissione che fanno sul canale 5, non so da fanno, cotto e mangiato. Rimane molto semplice, cioè il fatto di poter comunque intervenire, c'è bisogno di una burocrazia eccessiva, come diceva anche lei, quindi a volte questa burocrazia, questa tecnocrazia diventa esasperata, cioè anche per la risposta su un territorio siamo soggetti a dei passaggi innumerevoli che comunque sia, no? Rendono qualunque tipo di intervento, di positività, la rendono difficile, e anche questo ha un senso, cercare di snellire e trovare quindi una regia che possa comunque velocemente, no, intervenire e dare risposte. Ci sono appunto delle situazioni che lì ovviamente gridano vendetta, e per quanto riguarda il ragionamento proprio specificamente del fosso dell'incastro, infatti sappiamo che non è competenza del municipio, del comune, eccetera, ma ci sono la provincia, la regione, i bacini, eccetera. La situazione attuale è chiara, quindi io appunto volevo sentire, ho sentito degli interventi dei colleghi, la situazione attuale è chiara.
I problemi ci sono anche vecchi, quindi bisogna conoscerli, è ovvio, per capire dove puoi andare, perché può darsi che si fanno gli stessi sbagli. Ora, che lei ha detto che è andato personalmente, questo a me mi può far piacere, e se ha capito come si muove la macchina, il giocattolo, io ne sono ben contento. Lo faccia presente anche al Comune di Roma, perché esistono queste trappole amministrative dove tu ti perdi, no? Entri in un contesto, sai dove entri, sai dove esci, e questo è per i cittadini un risultato negativo. Quindi se lei l'ha verificato, ne faccia tesoro, lo dica a chi di dovere, perché devono semplificare questo tipo di situazione, perlomeno per quello che è di competenza dell'amministrazione comunale, quindi di Roma Capitale, poi per gli altri enti, no? Però qualcuno può intervenire e dirlo, no? Cioè, se appunto l'autorità dei bacini, comunque dopo 10 progetti, no? Qui 5, 3, quelli che sono, bocciava, adesso ha capito. O sono andati da qualche parte, non lo so, se sono capito un attimo, hanno sbattuto la testa, qualcosa, oppure potevano capirlo anche prima, cioè qualcosa non quadra. Ma questo purtroppo la gente non lo capisce, non lo conosce, non lo può sapere, e gli rimane solo il risultato, che è quello che non funziona nulla, no? Nell'immaginario collettivo non funziona nulla. Allora, diceva la collega ovviamente del PD che bisogna trattare queste cose di fronte, noi usiamo sempre il termine tavolo, dovremmo avere 650 tavoli qui, perché parliamo sempre di tavoli, ma nell'immaginario collettivo certo la possibilità di riunirci come tutte le forze politiche, perché queste situazioni non hanno colore politico ovviamente, e quindi bisognerebbe farlo. Però io sono d'accordissimo, però non è mai stato fatto, cioè io questo dico, io sono talmente d'accordo, però non è mai stato così. Cioè, nei tempi passati non è mai stato così, che c'era questa possibilità, diciamo, questa volontà. Oggi la stiamo richiedendo a lei, assessore, a questa giunta, tramite anche le forze di opposizione, perché è giusto poter dare comunque una risposta, è giusto che lei ha fatto un lavoro diretto e che la commissione, i commissari potessero essere interessati. Io lo sa, insomma, mi sono, no, tramite segnalazioni ho fatto il mio piccolissimo, no? Ho cercato di comunque fare telefonate, eccetera, eccetera, però poi non ho saputo quello che erano i vari sviluppi. E aspetto oggi, quindi anche il fatto di aver convocato un consiglio è coraggioso da parte vostra, però noi non sappiamo, cioè coraggioso nel senso che è stata un'azione positiva, cioè mettersi a confronto in un'aula e dire quello che è. Però poi io personalmente non ho saputo come sono andate le cose, come consigliere parlo, poi come cittadino potevo anche non essere informato, ma come consigliere che comunque mi sono un po' preoccupato e non ho saputo l'evolversi. E questo forse sarebbe più carino e simpatico se, no, oppure la commissione avesse potuto fare una comunicazione, no? Una riunione straordinaria per farci sapere anche a noi com'era la storia. Infatti era stato chiesto di incontrare delle persone, no? Subito, perché c'era il problema, e poi comunque è stato fatto l'intervento e poi è stato chiesto di fare questo consiglio. Comunque io non è che sto criticando quale possa essere stata la situazione migliore, va bene tutto, l'importante è che si riesce da questo consiglio, da questa riunione, a trovare un metodo, okay, di funzionamento e di comportamento e di azione. Perché gli slogan ormai non servono più. Lei mi guarda dicendo, sì, ma lo dice a me che non servono. No, io lo dico a tutti, cioè gli slogan non servono più, non caschiamo nella confusione della prossima campagna elettorale, di chi è più bravo, di chi è più bello, di chi ha i capelli più lunghi, di chi è pelato come me, insomma non serve. Serve cercare di essere propositivi. Quindi, e non serve neanche trovare il colpevole. Perché alle persone che stanno qui e a quelle che non sono potute venire, una volta che gli diciamo chi è il colpevole, se ne sbattono. Dice, vabbè, ho capito, mo c'ho sempre il problema. E allora lo slogan e il meccanismo non serve, chi è più alto, chi è più basso, chi è più bello non serve, serve comunque a questo punto
essere comunque più incisivi. Bene, breve, medio e lungo termine. Io appunto sono intervenuto dopo perché volevo sentire la sua relazione. E questo fa sì che abbiamo una deadline, cioè abbiamo un cronoprogramma, dove noi siamo parte integrante, così mi sembra di aver capito. E questa parte integrante è fondamentale per incidere. Quindi, da oggi in poi, quindi il coraggio delle nostre azioni, questo dovrebbe essere il funzionamento di un municipio grande come il nostro, poter decidere del nostro destino. Quindi qualcuno ci chiede qualcosa, ok, ci pone un problema, noi possiamo dare il nostro contributo. E allora, anche se questo decentramento dovrà comunque iniziare a fare un percorso, e questo è un aspetto fondamentale del nostro territorio, è normale pure che noi oggi possiamo dire finalmente, e poi mi corregga se sbaglio, che noi oggi possiamo incidere come municipio. E quindi possiamo anche criticare i nostri partner, diciamo così, istituzionali, se ci sono, perché noi la nostra parte la stiamo facendo, giusto? Noi l'abbiamo organizzata la nostra parte. Allora, io ovviamente come Fratelli d'Italia do la ampia disponibilità, ma non perché si usa dire con la forza politica siamo vicini ai cittadini, decidono i cittadini, tutte queste belle parole, la diamo perché è ovvio, perché è nostro dovere darla, cioè non è che ci possiamo esimere da questo. Quando uno ha questo ruolo ha il dovere di stare vicino alla gente, che la conosce o che non la conosce, che è vicino, che è amica o non è amica, che se ti ha votato o non ti ha votato, lo devi fare a prescindere, è un dovere, se no non funziona, se no uno veramente dovrebbe prendere il tesserino che ci abbiamo e romperlo e buttarlo via, perché quel poco che possiamo fare è solo cercare di provare a dare soluzioni. E quindi, come rappresentanza del territorio, è normale che, e chiudo Presidente, grazie per la possibilità di intervenire, è normale che noi siamo totalmente disponibili a qualunque tipo di situazione. Dobbiamo contribuire, come diceva lei, a parlare con regione, in comune, a nazionale, si fa quello che si fa, come succede per il discorso della Barbuda, che è venuta la commissione parlamentare, abbiamo cercato tutti quanti di andare, siamo andati tutti lì, le forze politiche, per cercare di capire. Questo è un discorso importante, perché questa periferia soffre, questa periferia gli mancano le opere di urbanizzazione primarie. Quindi, e chiudo dicendo, quando lei diceva che gli oneri e le opere a scomputo verranno decise qua, magari sarà difficile che questo possa avvenire in modo semplice, ma l'importante, anche se questo non fosse, che quando uno deve spendere dei soldi per delle opere a scomputo, quindi per delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sia chiaro qual è il progetto, quali siano gli interventi, e che vengano comunicati non solo al comune, ma anche al municipio di competenza. Perché così il municipio di competenza e l'assessore di competenza, diciamo, nel settore dell'urbanistica, può comunque dire che no, abbiamo questo, questo e quest'altro, e nella programmazione non doppia, non si preoccupa, perché quel risultato viene effettuato da quegli oneri, ne pensa ad altri. Allora, intervenire su Via Spatola, intervenire su una cosa strutturale, è normale che uno potrebbe pure pensare, dice, beh, ma tutti i soldi che arriveranno tra il Print de Morena, tra quell'altro che ci stanno, Tor Santi 4, e tra la parte di Ericsson, cioè veramente soldi a iosa, però quando? Allora uno dice, sì, ma qui non li possiamo utilizzare, li possiamo pensare ma non li possiamo utilizzare, invece dobbiamo fare come lei diceva, purtroppo o per fortuna, a fare un'azione diretta. Quindi il fine di questo consiglio è quello di, da domani, continuare ad avere questo metro di lavoro, di essere insomma propositivi, quindi di confrontarci, cercare di dare soluzioni, ben venga. Non è stato fatto prima? Non ce ne può fregare di meno. Guardiamo a oggi. Quello che è oggi, quello che è stato ieri è stato un danno o è stato negativo. Oggi deve essere questo. Assessore, mantenga questa linea. Mantenga questa linea di confronto, ok? Che comunque noi come opposizione e io come Fratelli d'Italia
sarò vicino a questo tipo di problema. Grazie. Grazie Presidente. Vorrei partire seguendo un po' la relazione che ha fatto l'assessore, perché ovviamente ci ricordava che cosa è stato fatto nelle ore a seguire dal 10, diciamo, dal momento dell'alluvione. Ecco, non è andata proprio tutta così liscia come l'ha raccontata. E prima il consigliere prima di me citava che appunto come ha potuto ha cercato di dare un proprio contributo, tutti come abbiamo potuto ci siamo mossi, e in alcune situazioni, in particolare proprio su via Spadula, non è che era tutto così chiaro e limpido, anzi le difficoltà oggettive c'erano, non solo legate alla situazione ma legate soprattutto alla assenza di personale, se non diciamo personale della polizia, della protezione civile, che però diciamo non aveva mezzi, quindi questo ha determinato tra l'altro anche un allungamento delle operazioni di soccorso in situazioni che erano veramente emergenziali, cioè sono cadute delle mura, c'era il pericolo per qualche tubazione di gas che era rimasta appunto scoperta. Insomma, quello che serviva era non solo smaltire quello che c'è stato e quindi quello che si era accumulato nel giorno successivo, ma quello che è mancato purtroppo è stata, diciamo, l'attenzione puntuale e precisa in quel momento, anche perché diverse idrovore erano ferme proprio qui davanti a Cinecittà, e quindi se stanno qui difficilmente quello arrivano lì, e difficilmente la sala operativa e purtroppo i vigili del fuoco, che erano impegnati su tutta Roma, riuscivano a farsi carico di tutta la situazione emergenziale che c'era in questa parte di città. Però andiamo avanti. Mi dice qualcuno, io diciamo, mi sono messa in una premessa in cui ho detto cerchiamo di essere collaborativi, sono contenta che anche il consigliere però dell'opposizione, anche lui si trova nella stessa situazione nostra, per una volta diciamo, condividiamo questa sorte, nessuno di noi due sapeva nulla, assessore purtroppo, e diciamo, mi sorprende molto che invece la collaborazione c'è stata con la commissione preposta. E però diciamo, mi dispiace invece constatare, come ho detto già prima, che a proposito di trasparenza invece noi in commissione non abbiamo saputo nulla, e questo diciamo, secondo me non solo è grave, ma diciamo, rispetto a quello che qualcuno diceva, insomma, doveste, no, spronare, farvi, voi non siete mai propositivi, anzi addirittura qualcuno ci ha detto siamo qui in vacanza, invece noi vorremmo che, a differenza di quello che ha detto prima, nella commissione preposta negli anni scorsi si lavorava, mi farebbe piacere che i tavoli non si vanno a cercare in giro, ma i tavoli che ci sono quelli preposti e sono quelli politici, vengano utilizzati e vengano utilizzati bene per poter affrontare questioni anche come queste. Quindi mi è sembrato di capire che ovviamente, come si fa da diversi anni a questa parte, anche questa amministrazione è stata costretta a lavorare in emergenza. La tanto strillata programmazione io ancora non l'ho vista e non l'ho nemmeno sentita. Ho sentito tante parole di buona volontà, però con calma. Ho visto il bilancio, ho ripreso il bilancio e mi sono chiesta, prima le ho detto, assessore, che è successo su via Spadola? Perché noi su via Spadola abbiamo ad oggi speso intorno a una cosa quasi come 18.000 euro, solo di progettazione, prove geognostiche sul ponte di via Spadola, esecuzione delle prove geognostiche sul ponte di via Spadola e poi un affidamento del servizio per la redazione del progetto di fattibilità, del progetto definitivo ed esecutivo e della direzione dei lavori, pari a quasi a 10.000 euro. Quindi io mi auguro che non solo questa amministrazione ha deciso di farlo, lo facesse, però diciamo, siamo ad un anno importante, soprattutto per voi, e quindi mi auguro che tutto quello che è successo il 10 settembre scorso non succeda più, perché non è che le cose si fanno tra l'oggi e il domani, come diciamo, è stato, si semplificava così e ci si scherzava un po' sopra. Ci sono delle questioni, non è questo il caso del ponte di Spadola, ma ci sono altre questioni, e mi permetto di correggere il consigliere Ciancio, ma anzi di farmi carico di quello che diciamo, intendeva dire, è che su alcune situazioni, e quindi valutandole caso per caso e quindi confrontandoci tutti insieme dentro le commissioni preposte, possono nascere delle idee. Prima qualcuno parlava di idee,
pure questi scemi di qua sono in grado di dare delle idee. Quelle che proponeva il consigliere Ciancio era un'idea che potrebbe essere magari accolta, magari praticata, magari finanziata, perché ci vogliono pochi soldi e si potrebbe intervenire con velocità. Mi riferisco proprio a Via Paoloni. Magari è un'idea, assessore, io penso che se magari le va, la potremmo sottoporre nella commissione competente e magari la potremmo affrontare insieme. Fino ad oggi non è mai stato fatto, purtroppo. Dicevo, quello che però non è chiaro è che noi questi li abbiamo spesi nella progettazione. Ora, io mi auguro che facciamo una battaglia in questo municipio nei prossimi mesi, quando dovremo affrontare il bilancio, se le risorse che noi avremo a nostra disposizione, perché lei mi dice facciamo tutto noi, o facciamo le nozze con i fichi secchi, oppure non facciamo niente, perché o abbiamo le risorse a disposizione per poterlo fare, oppure non facciamo proprio niente a livello municipale, oppure vorrebbe dire che questo municipio si impegna, quindi fa una scelta politica che dobbiamo valutarla, di avere delle priorità sulle priorità, perché qui è tutto prioritario, e quindi quest'aula, immagino, si impegna e dice tutte le risorse economiche che abbiamo a nostra disposizione le destiniamo lì, e nel frattempo invece tutto quello che si può fare in altri modi ci muoviamo, come dicevo prima, attraverso tutti i canali istituzionali per poterle reperire, perché le competenze sono tante e perché le risorse economiche purtroppo a disposizione di un municipio, di questo municipio come di tutti gli altri, non sono sufficienti. Quindi siccome la campagna elettorale è finita per tutti, però al momento qui è finita per tutti, io l'unica cosa che apprezzo, ma l'apprezzo perché mi pare un correttivo rispetto a quello che c'è stato fino ad oggi, è questo protocollo d'intesa che ha citato. Perché mi sembra di aver capito che almeno riusciamo a capire, dopo un anno e mezzo che lo chiedo, di capire quali sono le risorse economiche e la programmazione messa in piedi. Perché non si capisce niente. Non si vede niente e a me dispiace, perché poi alla fine arrivare a fare un consiglio straordinario, poi fatto dalla maggioranza, fa anche un po' sorridere, però va bene, però se serve a questo vuol dire che questo si sarebbe anche potuto evitare se noi avessimo fatto una commissione come vi pare, un'assemblea pubblica come vi pare, visto che insomma, però in cui capiamo le cose di cui ci dobbiamo occupare e non arriviamo ad occuparci dell'emergenza. Siccome questo non è stato fatto fino ad oggi, questo protocollo d'intesa ci permette di dire queste sono le risorse, queste sono le opere, quindi, e mi pare di capire che si passa anche attraverso quest'aula, così diceva forse l'assessore, spero di non averla interpretata male, quindi vuol dire che noi cominciamo dopo un anno e mezzo però a vedere una programmazione, e di questo io sinceramente ne sono particolarmente contenta, perché diciamo, è un correttivo rispetto a quello che è stato fatto fino adesso. Ripeto però, io non, negli altri anni non stavo fatto, non si capisce niente, è il loop, a un certo punto uscirete da questo loop in cui tutto quello che non c'era negli anni scorsi, non è detto che questo negli anni scorsi non si facesse, io ricordo intere commissioni e anche interi consigli dedicati al bilancio, chi c'era qui prima di me addirittura ci fecero nottate. Ma lei presidente i richiami a regolamento li fa solo per noi? Per il resto non fa niente. Detto ciò, io però rinnovo la disponibilità che vi avevo messo nella premessa. E non è questione di andare ad interrogare il governo o chi che sia. La questione è che oggi, se c'è qualcuno che governa questa città, prima di tutto, si deve assumere delle responsabilità. Se c'è una possibilità di intervenire dentro le competenze che ha in questo momento la città metropolitana, la sindaca Raggi lo può fare. E se a questo municipio, a questo consiglio, come a tutti, penso a Roma Nord, no? Che è nella situazione, tante volte è stata una situazione anche peggiore delle nostre, nel 2015 parlo, quindi è per questo che l'ho messo in premessa, se questo funziona, cioè se c'è bisogno di spingere in questo senso, questo gruppo si fa carico di questo problema e vi dà una mano se serve, però non andiamo a parlare, io parlo pari livello, al mio livello se serve
ridefinire attraverso le competenze che ha la città metropolitana, quindi questa maggioranza che c'è qui e che c'è in Campidoglio, quindi la sindaca Raggi, scriva, dia una direzione in cui muovere il nuovo piano di assetto idrogeologico, perché lì si possono non solo mettere risorse, senza andarla a cercare in giro, si possono anche mettere i progetti. Siccome il progetto di assestamento idrogeologico è datato, non so se forse il 2010, il 2014, non ricordo bene la data, però probabilmente ci sono degli aggiornamenti da fare, ma c'è il fosso del giardino dell'incastro, è previsto lì su quel piano, però se va aggiornato o se va probabilmente rivisto il finanziamento che era previsto, si può fare attraverso una seduta semplice della città metropolitana, governata sempre da voi, ma se serve ulteriormente fare un atto che aiuti in questo senso, questo municipio secondo me si può esprimere per darvi maggiore forza e il Partito Democratico lo farà dando il contributo che serve. Vi ringrazio. Sì, consigliere Guido. Grazie Presidente. Allora, io mi sono segnato 4-5 punti, partire subito col dire che sono ben contento che il Partito Democratico voglia in futuro partecipare con atti, perché in realtà sono 8 mesi che il Partito Democratico non presenta un atto in questo Consiglio e non vota un atto in questo Consiglio. Io credo che un richiamo possa essere fatto. Che è legittimo, no, lo dice il Segretario Generale. Poi se brucia, questo è un altro conto. Allora. Adesso richiamo entrambi, perché veramente non è possibile, ma non è possibile questa sceneggiata ogni volta, ma veramente non siamo più in campagna elettorale, comportatevi da persone adulte. Allora vada avanti, lei non può assolutamente interrompere qualcuno che sta parlando, come prima non doveva farlo il consigliere Guido, che poi è stato... A parte che non... Allora io posso anche chiedere scusa perché mi ero distratta un attimo. No, non mi distraggo solo quando parlano gli altri. Gli altri non hanno parlato sopra e al momento in cui è stato chiesto di tacere hanno taciuto, quindi pretendo lo stesso comportamento anche dagli altri, anche da voi. Va bene? Vada avanti. Questa sceneggiata ogni volta in consiglio non è più ammissibile. Vada avanti, consigliere Guido. No, se mi è consentito, io riparto con l'intervento. Va bene. Quindi, cioè, ripeto, sono ben contento che il Partito Democratico parteciperà con gli atti, perché sono 8 mesi che non vota. Cioè, ora, cioè, ce rinterrompetemi, perché è giusto che i cittadini sappiano che non votate un atto da 8 mesi. Basta, consigliera Vitrotti! Lei prima ha parlato delle commissioni, il consigliere Ciancio ha parlato del consigliere Gunnella e delle sue... Ma mi scusi, prima non ha interrotto nessuno quando dicevate cose simili, per favore, ha parlato delle commissioni che non trattano degli argomenti ed non è stata richiamata dalla sottoscritta. Il consigliere Ciancio ha fatto delle pesanti allusioni su altre persone e non è stata richiamata, quindi per favore, comportatevi da adulti, perché avete cittadini davanti e immagino che stiano vedendo cosa siete capaci di fare. Io Presidente ricomincio e ripeto un'altra volta perché vorrei fare un intervento senza essere... No, io penso che adesso li farò uscire perché non è possibile andare avanti in questo modo. Ogni volta io vorrei che i cittadini vedessero i video dei consigli municipali per capire in che atmosfera si vive un consiglio municipale. Al prossimo intervento, mentre qualcuno parla, si esce. Grazie Presidente. Allora, dicevo che mi sono segnato 4-5 punti. Il primo citato, che ha citato anche il consigliere di Fratelli d'Italia, anche la capogruppo del Partito Democratico, si parlava di trasparenza. Quindi, cioè, prima parto, diciamo, con questi punti, diciamo, più politici, che magari possono interessare di meno e ai cittadini, poi la parte pratica, la parte importante sarà nella seconda parte del mio intervento, che poi è quella che interessa tutti quanti più da vicino. Allora, essenzialmente questo primo punto, io vorrei dire questo, si è parlato, cioè, della commissione, non vengono atti, allora, cioè, questa maggioranza ha chiamato un consiglio speciale, il consiglio municipale è la massima espressione democratica e di informazione che è lo strumento democratico per l'appunto ci mette a disposizione. Io vorrei solo ricordare che nella passata consigliatura invece la Presidente Fantino, quando si parlava di urbanistica, ce la chiudeva dentro una stanza chiusa, tutte queste cose qua, e si discuteva e si decideva. Questa informazione, perché gli atti per esempio
Ne cito solo uno, per esempio sul print c'è Editor Fiscale, gli stessi consiglieri, c'è il Partito Democratico, ci hanno ammesso che in commissione non l'hanno mai visti, noi l'abbiamo portati. Quindi cioè per dire, no, cioè non cominciamo a dire che non arrivano cose in commissione. E chiudo il punto 1. Punto 2, il ponte di Via Spadola. E io non dico niente su questo, Presidente, perché il ponte c'è di Via Spadola, io non so se in maniera straordinaria o ordinaria verrà fatto. Allora, prima non è stato fatto, mo verrà fatto. Io cioè, qua non ho altro da aggiungere, perché parleranno i fatti e saranno sul territorio. Terzo punto, si è parlato di programmazione e di piano idrogeologico. L'assessore è stato 20 minuti a parlare di programmazione, di breve termine, di medio termine e di lungo termine. Allora mi viene un dubbio. Allora, cioè non si fanno le cose cotte e mangiate, si programma, questa è la programmazione. Prima dove stavate? Punto interrogativo. Per quanto riguarda, c'è l'altro punto su cui volevo soffermarmi, è l'ufficio unico che l'assessore ha citato, questo è molto importante. È molto importante perché per la prima volta il Comune di Roma, perché la consigliera prima diceva cioè se la sindaca Raggi pensasse a un piano integrato, centralizzato, cioè un piano idrogeologico, benissimo. Oh, adesso c'è un ufficio che è in grado di farlo, perché prima erano 20 dirigenti diversi che manco si conoscevano tra di loro. E questo è importante. Altra cosa, e questa è la cosa più importante in assoluto, l'assessore ha parlato di questo protocollo d'intesa tra i consorzi, il municipio e il comune centrale. Questo protocollo è molto importante perché per la prima volta, come ad esempio le opere che mancano e sono state causa di questo pesante allagamento nelle vie citate, come ad esempio la mancanza di fogne. La mancanza di fogne, nel 2017 la mancanza di fogne, va bene? Allora, e anche detto l'assessore, c'erano i soldi, sono stati usati, ma le fogne non ci sono. E dove stanno sti soldi? Come sono stati spesi? Chi l'ha spesi? Come sono stati spesi per fare quelle cose là e quelle cose là non sono state fatte? Cioè io non so se si percepisce la gravità di questo fatto. Qui qualcosa sta cambiando davvero e spiego anche il motivo. Perché adesso, cioè a proposito di trasparenza e di democrazia, queste opere si decidono qua, nel Consiglio Municipale, non nelle stanze chiuse dei presidenti della regione e della provincia, si decide qua, va bene? Perché i soldi all'interno della pancia dei consorzi sono soldi pubblici, pubblici. Allora noi, in quanto consiglieri municipali, cioè in questa forma democratica, possiamo decidere, cioè insieme ai cittadini, cioè insieme, cioè noi maggioranza, voi opposizione, anche nelle consigliature future, quando magari noi neanche ci saremo più. Pensate il lascito che si sta lasciando, le opere pubbliche si potranno scegliere, quelle primarie soprattutto, si potranno scegliere qui. Cioè più di questo. Cioè non c'è altro da dire, non c'è altro da dire. Questo è un dato pratico che è presente e futuro. Spero che l'assessore su questo, e noi diamo una mano, farà una conferenza stampa su questo punto qua, perché è un punto rivoluzionario. Io non so se si percepisce questa cosa qua. Finalmente si potranno fare le opere che noi decidiamo, noi parte politica che siamo rappresentanti dei cittadini e quindi cittadini, perché se no le opere non si fanno come in 20 anni, si spendono i soldi per delle opere come delle fogne che non sono mai esistite. Di che cosa stiamo parlando? Grazie Presidente. Bene, io non so se l'assessore vuole replicare perché avrebbe possibilità ad una replica. Mi dica lei, assessore, se c'è bisogno. Breve, ok. Solo per dare qualche informazione ai cittadini che li vedo presenti, volevo rassicurare tutti, il ponte Via Spadola è finanziato. Tranquilli. Qualcuno qui in passato ha messo in dubbio che non ci fossero soldi su alcune opere, mentre poi è stato smentito dai fatti, l'opera avveniva e andava in giro dicendo che non c'erano i soldi e con noi eravamo bugiardi. Invece è stato fatto. Il ponte Via Spadola è finanziato. Mi leggo al consigliere Giuliano, quando parla di decentramento, il decentramento è per tutti fondamentale, è diventato ormai un qualcosa di che va al di sopra della politica, è una cosa che sa da fare e noi stiamo facendo, il nostro è un decentramento di fatto, perché il Dipartimento SIMU ha un UO ponti e viadotti, noi abbiamo scelto di farlo noi il ponte, cioè di attuare il decentramento subito, cioè facciamolo,
senza stare dietro a fare mirabolanti deliberi che ci portano avanti nel tempo. Facciamolo direttamente. Il ponte verrà finanziato extra i soldi di manutenzione, è stato già finanziato, extra i soldi di manutenzione che questo municipio ha per sistemare strade o fare altre cose. Quindi volevo rassicurare i cittadini di questo. Quando ci si dice che non si capisce cosa programmiamo, cosa facciamo, eccetera, eccetera, probabilmente perché come assessorato, come giunta, cerchiamo di lavorare tanto, tanto, tanto. Noi lavoriamo sul territorio e i risultati ci sono. Adesso non voglio dilungarmi sulle cose che abbiamo fatto extra tema di questo consiglio straordinario, perché sennò perderei in altri 20 minuti a raccontarvi tutto quello che ho fatto, che abbiamo fatto come amministrazione e che i cittadini e il territorio ha potuto vedere. Quindi noi cerchiamo di lavorare, perché c'è un gap molto lungo che i cittadini devono risolvere e noi cerchiamo di risolvere. Bene, il consiglio chiude qui. Io ricordo se alcune persone mi avevano chiesto di intervenire, se qualcuno vuole intervenire assolutamente, però devo da regolamento chiudere la seduta del consiglio. Grazie.